preparato la frutta secca mista, la farina con il cacao e il pepe, un bel cucchiaino di pepe. E questo è il miele. I fichi secchi li ho spezzettati, così come le bucce di arancia e limone. Bene, faccio scaldare prima un po' il miele e poi ci verso dentro la frutta. Oh, la frutta io l'ho messa così intera, però forse è meglio spezzettarla un pochino, questo dipende dai vostri gusti. È una spezzettata un po' grossolana. Faccio bollire all'incirca per 15 minuti, 10-15 minuti. Ok. Sì, ho messo almeno le noci, dovevo spezzarle un pochino perché sono un po' grandi. Bene, faccio raffreddare un pochino, altrimenti poi ci scottiamo le mani mentre impastiamo. Verso direttamente il miele con la frutta secca dentro la ciotola, dove ho già messo la farina. Bene, mescolo bene per far amalgamare bene tutti gli ingredienti, il miele con la frutta. E intanto si fredda anche un pochino di più. Questa è una ricetta che abbiamo ripreso da nostra nonna, nonna Emilia. Poi naturalmente il dolce anche mia madre lo faceva spesso, mia madre e mia zia, e adesso tocca a noi. Metto un po' di farina sul piano di lavoro e verso tutto l'impasto. Forse ho messo anche troppa farina, non mettetene tanta, quel tanto che basta per non far appiccicare il composto. Tanto abbiamo già impastato bene con il cucchiaio, quindi dobbiamo solo stringere un pochino, assemblare un pochino l'impasto e dividiamo in due panetti. Con questa dose ci vengono due panetti. Bene, li stringo un pochino. Tanto la farina in eccesso poi va via, in cottura. Il forno l'ho acceso a 170 gradi. E per la cottura ci vuole all'incirca mezz'ora. Bisogna controllare anche con uno stecchino, ma sembra morbido, ma è finito di cuocere poi diventa duro. E poi passando i giorni si ammorbidisce, perché sennò altrimenti per mangiarlo sarebbe troppo duro. Bisogna controllare bene la cottura perché, essendo scuro, non si riesce a vedere bene, però presso a poco una mezz'ora. Ed eccoli cotti. Ora questi vanno fatti raffreddare e poi non vanno tagliati subito perché vanno messi dentro una busta alimentare chiusa. Tempo una settimana, cominciano ad ammorbidirsi un pochino. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao.